Benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. È stato approvato con una delibera di giunta dello scorso 5 agosto il piano promozionale dell'agroalimentare della Regione Lazio in collaborazione con Arcial per l'anno 2015, frutto di condivisione e concertazione con le associazioni di categoria, il sistema camerale, i consorzi, le strade del vino e dell'olio, i GAL, le province, i produttori e gli operatori del settore. Gli eventi messi in calendario saranno il Fruit e Logistica a Berlino il 4 e 6 febbraio, il BioFac a Norimberga l'11 e 14 febbraio, il Vini Italia a Verona 22 e 25 marzo, Tutto Food a Milano 3 e 6 maggio, Vino Forum a Roma il giugno 2015, Vinespo a Bordeaux 14 e 18 giugno, Flormart a Padova il 10 e 12 settembre, Anuga a Colonia 10 e 14 ottobre, il Fruit Attraction a Madrid il 28 e 30 ottobre. Tutte le informazioni per la partecipazione alle fiere saranno pubblicate di volta in volta sul sito di Arcial www.arcial.it e sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio. Il Consiglio Provinciale di Viterbo è convocato in seduta ordinaria nella consueta residenza di Palazzo Gentili, sede della provincia, per martedì 26 agosto alle ore 10, in seduta di seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: bilancio di previsione 2014 e pluriennale, riconoscimento debiti fuori bilancio, delibera giunta provinciale numero 70/2014, lavori di sfalcio erbe sulle strade provinciali e regionali, affidamento lavori eseguiti in somma urgenza, pronto intervento per ripristino sicurezza stradale a seguito danni maltempo, affidamento lavori in economia di somma urgenza, riconoscimento debiti fuori bilancio, delibera della giunta provinciale numero 79/2014, sentenza del TAR del Lazio, riconoscimento debito fuori bilancio, applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, Fondo Sociale Europeo 2007-2013, programma prevenzione della corruzione triennio 2014-2016, regolamento beni, servizi ed esecuzione di lavori in economia, lavori di completamento della variante stradale al centro abitato di Lubriano, atto di indirizzo. A seguire verrà discusso in prima convocazione alle ore 10 e in seconda convocazione il giorno 27 agosto, qualora la seduta non abbia luogo, il seguente ordine del giorno: società partecipata Interporto Centro Italia di Orte, dichiarazione di insussistenza delle condizioni di compatibilità e dismissione. Nel mese di agosto il Comitato per una Palestina Libera ha iniziato una campagna di raccolta medicinali e materiale sanitario per Gaza. Il 23 agosto ed il 30 di agosto saranno presenti dei banchetti informativi di raccolta a Piazza Sagrario a Viterbo dalle 9 alle 12 a ridosso del mercato settimanale. Saranno inoltre raggiunte dalle iniziative tutte le farmacie di Viterbo e provincia, dapprima con il presente comunicato, divulgato anche a mezzo stampa a scopo informativo, poi con la visita di un delegato che, munito di documento di riconoscimento, si occuperà del ritiro di qualsiasi tipo di medicinali idoneo alla raccolta. Il consigliere regionale dell'Umbria Andrea Legnani Marchesani invita la giunta regionale a lasciare al prossimo esecutivo l'elaborazione del nuovo piano regionale dei rifiuti. Nel rimarcare l'utilità di impiegare i prossimi mesi della legislatura per mettere ordine soprattutto a livello normativo, per Legnani è necessario ragionare su una chiusura del ciclo che preveda un'impiantistica innovativa in grado di abbattere tariffe ormai insostenibili per famiglie ed imprese e di ripagare in pochi anni il costo dell'impianto stesso attraverso l'energia prodotta. Da 8 a 5 commissioni in tutto per un risparmio annuale che sfiori 60.000 euro. L'amministrazione provinciale ha dato un'ulteriore sforbiciata ai costi della politica e dopo la riduzione degli assessori ha provveduto a diminuire in maniera consistente anche le commissioni consigliari. Dopo la riduzione degli assessori avvenuta nella primavera scorsa, ha affermato il presidente del Consiglio Provinciale Bigiotti, abbiamo proseguito la nostra opera di adeguamento alla spending review, tagliando anche le commissioni, che a questo punto saranno 5 come la suddivisione delle deleghe agli assessorati. Il segnale data dalla nostra amministrazione è forte e francamente non credo si possa fare di più. Ora serve che il governo ci dica in maniera chiara quale sarà il nostro futuro e chi ci mette in condizioni di lavorare. D'altronde la riforma ci impone di continuare a portare avanti il nostro lavoro. Noi lo facciamo con grande senso di responsabilità e con rispetto verso i cittadini della Tuscia, ma serve essere messi nelle giuste condizioni. Gli appuntamenti di Spazio Musica, Opere e Concerti 2014 continuano con due concerti dedicati ai giovani, giovedì 21 agosto alle 21.15 presso l'Auditorium di Palazzo Coelli. Si esibiranno infatti gli allievi della Masterclass di corno assieme a toni del maestro Ezio Rovetta, violino e musica da camera del maestro Daniele Ghei e flauto del maestro Baldo Rosso. I giovani musicisti, alcuni dei quali già diplomati e recatisi ad Orvieto per perfezionare il loro repertorio, si esibiranno in alcune delle pagine più belle e conosciute del repertorio. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura
della redazione di RT Acquesio torna puntuale tra un'ora.